questa edizione di Festa Ambiente sarà incentrata totalmente proprio sul fatto di rispettare i principi fondanti della transizione ecologica, non abbassare la guardia nonostante la crisi energetica, nonostante la crisi politica, nonostante la crisi economica. Occorre dare un segnale forte rispetto alla sfida ambientale e cercare di risolvere la crisi climatica, quindi occorre che il Paese metta in moto tutti i meccanismi possibili per concentrarsi sulle rinnovabili, sulla mobilità sostenibile, sulla tutela del territorio, su vincere il ricatto del gas, uscire dalla crisi investendo sull'ambiente. E questo Festa Ambiente farà in questi 5 giorni di dibattito, mettendosi al centro come capitale nazionale dell'ambiente. Festeggiamo oggi, c'è da festeggiare, non solo perché la Camera dei Deputati ha appena approvato il decreto legge del Ministero, un decreto legge che va verso la mobilità sostenibile, verso infrastrutture migliori, verso l'aumento della sicurezza, ma anche perché la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il primo piano nazionale per la mobilità ciclistica. Erano anni, anzi questo è proprio il primo perché erano anni che doveva essere realizzato, non era stato realizzato, e qui abbiamo sia la ciclabilità urbana che quella extraurbana. Quindi un passo avanti importante che oggi celebriamo qui a Festa Ambiente. Per ciò che riguarda la Tirrenica, non le nascondo che io anche sono abbastanza dispiaciuto e stiamo ancora lavorando moltissimo per un accordo tra SAT e ANAS per riuscire a passare questi progetti. Purtroppo la contrattazione è stata molto difficile ed è tuttora molto difficile, nonostante i fondi che abbiamo messo in legge di bilancio l'anno scorso. Spero veramente che subito dopo la pausa estiva si possa riuscire ad avere questo accordo, così che poi il commissario possa iniziare a lavorare e così via. Certo, serviranno altri fondi, spero che il nuovo governo, chi farà la legge di bilancio, vada in questa direzione, perché mettere in sicurezza la Tirrenica è assolutamente una priorità dell'intero Paese.